Alright guys, benvenuti in questo video. Allora ragazzi, in questo video vi porto nella prima palestra della mia vita. Era da un po' che avevo in mente di fare questo video, però ho scoperto che Stefano Calabrese, mio amico, che è dietro la telecamera, si allena in questa palestra. E raga, non ci potevo credere. Ben saputo, alla fine lui si allena in questa palestra, che è praticamente una palestra grezzissima, old school, dove mi ricordo che all'età di 14 anni ero entrato, c'erano questi poster di Arnold, di Franco Columbo che spingevano. È stata la mia prima esperienza in palestra e alla fine è una cosa che poi alla fine ho portato avanti con gli anni. Assurdo, vi voglio portare con me perché non so, credo che sia abbastanza emozionante e boh. Si chiama Muscle Gym di Torino, se volete farvi un giro. Adesso andiamo a vedere com'è, perché a distanza di 9 anni sicuramente sarà un po' cambiata. Mi raccomando, prima che inizi il video iscrivetevi e lasciate un like a questo video, ok? Andiamo. Ragazzi, siamo entrati adesso dentro la palestra in cui 9 anni fa sono entrato per la prima volta. Assurdo, in questo posto qua davvero sono venuto per la prima volta a toccare i pesi con un signore che attualmente avrà, non so, 57 anni, 60, non lo so, troppi anni. Comunque 9 anni fa mi ricordo, sono venuto in questa palestra e adesso ve la faccio vedere brevemente. È molto grezza, era ancora più grezza 9 anni fa. E in sostanza, boh, mi ricordo che avevo fatto un po' di panca piana, un po', boh, di braccia. E poi mi ricordo che mi ero messo a correre tipo per un'ora. Quindi alla fine l'allenamento è durato già 2 ore e mezza più tipo un'altra ora in cui mi sono messo a fare addominali e corsa. Quindi alla fine è stato un allenamento interminabile. E ovviamente sono passati 9 anni, quindi l'hanno un po' ristrutturata. E qua vabbè, zona cardio, leg extension, adductor, leg curl, là un'altra leg curl. Poi qua c'è Stefano Calabrese. È sospeso per tutti i controlli del Green Pass. Per farvi vedere che gente c'è qua dentro. La cosa figa che mi ricordo è che proprio all'entrata della palestra c'erano un botto di tipo, cioè di manifesti così. C'era tipo anche Arnold. 9 anni fa c'era, ecco, questo qua me lo ricordo. Bellissimo questo poster, mamma mia. Qua i manubri, che non so fino a quanti chili arrivano. Lui è una beast. I manubri sono anche componibili. Top. Oggi filmo. Oggi raga, sempre Stefano Calabrese in the house, let's go. Braccia, gli estetici. Richiamo petto schiena. Ok, braccio, ok, vai, dimmi cosa devo fare. Oggi mi allena lui. Partiamo con stripping, push down 4x5 più 5, poi subito curl con manubri 4x5 più 5. Subito un po' di pump pesante. Ok, pesante. Fai vedere. Non è più quello di una volta, ma. Ah, ok. Dai, pian piano si torna. As the leaves start falling down and the shadows above our town, I can finally see now. Respira, uomo. Quando c'è l'ora e coro al migaso, quindi aumentiamo. Aumentiamo. Dai, l'ora e parti. Vado. Sempre pre-workout Elevate 0. Molto bene. Questo è gusto. Pineapple e grapefruit. Ok. Beh, pineapple e ananas e grapefruit e uva. Ci vediamo per bene. Una bocca, una bocca. Sì, uomo. Sì. Link in descrizione. Super set. Yes. Non riprendo.
notare come il logo della Masco Gym sia lo stesso del logo della Gold Gym. Facciamo un bel carl col bilancio. A questo punto mettiamo 20 per lato. 20 per lato, 20 per lato, vai bro. Anche se farò 3 colpi. Raga, allora, adesso mettiamo 20 kg per lato. Vediamo quanti colpi abbiamo in superset. Adesso andiamo a fare questo macchinario qua. È la French press che c'era anche a Dubai, fighissima. Siamo Dubai, raga. Oh, 60 kg in the house. Easy one. Oh. No, sono 50 o 60 questi? No, sono 52. 52, vai. Duro, su, cazzo, duro, cazzo, su, ancora, vai ancora, ancora una, zero, zero, 6 più 10, dai, okay, dai, 10, raga, scusate, ma le mie sberre mi hanno fatto un po' male, che cazzo, comunque, tirato, quanti chili sei? 78, 78, dai. Ti devo insegnare un pelo a posare, però poi va bene. Firma qua. Firma sto braccio. Basta. Allora, adesso abbiamo questo rematore, questa macchina da rematore. E poi in superset abbiamo le dip. Oggi, ragazzi, sto facendo il suo richiamo di upper. E quindi niente, mi sto praticamente affidando a lui. Io non mi sono mai allenando facendo tipo dorso, superset petto. Però ci sta, dai, provare stimoli nuovi. Apri un pelo più avanti, ok, vai. Io direi, guardiamo cose serie, tipo Frank Columbo che stacca 300 kg. Eh? Clip senza senso. We'll be right back.
Oh. Comunque le palestre old school sono le più belle. Sono le più belle. Ragazzi, stiamo facendo questo allenamento davvero molto tosto. Pochi recuperi. Non sto tanto parlando per il semplice fatto che in questa palestra il mindset è davvero molto importante. Ci sono poche persone che si allenano, ma quelle poche sono davvero grosse e si allenano bene. Infatti tipo di là c'è un ragazzo che sta facendo tipo 140 di squat per 15 colpi. Sta facendo un botto di volume. È molto di nicchia, old school questa palestra, mi piace davvero tanto. E sarebbe bello se mi portassi un video con la persona che mi ha portato per la prima volta in palestra. Ricordo ancora che mi aveva dato questa vecchia scheda, tipo tutto 3x15 per iniziare. Comunque davvero mi fa molto effetto essere in un posto in cui per la prima volta nella mia vita sono entrato e non sapevo che poi sarebbe diventato una cosa che avrei fatto quotidianamente 4-5 volte a settimana per... ormai è davvero tanto tempo che mi alleno in palestra. Quindi, cioè, 9 anni fa sono entrato in questa palestra per la prima volta, quindi mi fa tanto effetto per questo motivo. Quando avevo 14 anni, adesso ne ho 22. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Bro, ma io ho 9 anni che mi alleno in palestra. Sono 9 anni che mi alleno in palestra, bro. Ho ancora 14 anni. Bro, non ho realizzato. Ti giuro, pensavo fossero 7 anni. Raga, sono 9 anni che mi alleno in palestra, quindi... Cioè, perché nel frattempo stavo facendo atletica leggera e poi ho iniziato a fare palestra. Però andavo poco, perché lì stavo facendo atletica leggera, stavo facendo potenziamento. Quindi, boh raga, oggi ho scoperto ufficialmente che sono tipo 9 anni che mi alleno in palestra. Assurdo che sono entrato in questo posto 9 anni fa e poi alla fine questa azione di venire in palestra si è ripetuta nel tempo ed è da 9 anni alla fine che la sto facendo. Quindi assurdo che sto allenando il mio corpo. Assurdo. Commentate chi è più grosso tra me e lui. No, chi posa meglio, dai, chi posa meglio. Vabbè, tu fai e lui ti segue. Guarda il grill qui.